Buon pomeriggio ragazzi, oggi vi faccio vedere rinvasi intermedi. Rinvaso intermedio, io uso questi vasi che sono il classico 10x10x17 e porto un litro e 4. Questo era il vasetto precedente e lo andrò a infilare in questo. E oltre a questi, appunto, sono Carolina Reaper Yellow Caramel e un naso di cane, che è questo, che è il peperoncino calabrese con cui si fanno i salumi piccanti, tipo 'nduja, salame piccante e robe varie. Mi raccomando, dopo che ho rinvasato annaffio con la solita sbobbona bio del BioGrow e del Root Juice, e niente, ricordate anche le etichette che vanno messe sempre sul vasetto. E poi il terriccio che ho preparato è questo, nella mia tinozza, che è un terriccio da semina che mi è avanzato, a cui aggiungo argilla espansa. Questa l'ho comprata dal Brico, costa 2 euro, veramente ottima, e leonardite, e la perlite per me è fondamentale, e il risultato è questo. Ovviamente potete usare anche, io suggerisco il terriccio completo, altri per le piante ortive che hanno dell'ammendante, insomma, e del fertilizzante della bella merdona, quelli della Vigor Plant. Ho visto giusto oggi, siamo aprile 2022, quello della Vigor Plant Albrico, un bel sacchettone a 7,90 euro, che è veramente preso bene, perché questo è un prodotto di grande qualità che magari online si trovano a 15 euro, quindi quando trovate 7, 8, insomma sotto 10 euro, è veramente ottimo. Poi insomma, se ve ne serve uno solo per una decina di piante, anche 20 insomma, per il vaso intermedio, che siano 2 euro in più o meno, insomma, alla fine si ragiona di centesimi a vasetto in più o meno, comunque sia sotto 10 euro è veramente ottimo. Allora io direi di procedere, appoggio il treppiedi qua su questa scatolaccia e procedo, ve lo faccio vedere, non l'ho fatto prima perché per l'importanza. Ovviamente io sono contro la plastica, contro l'acquisto di plastica. Questi sono vasetti che ho da anni e che, come vedete, riciclo. L'anno scorso c'era il jalapeño Ruben. Questa plasticaccia per ora la metto qua, quindi metto l'etichetta, tac, e metto lo scoccione perché sicuramente si bagnerà. E quindi io vi dico tutte queste cose che per molti saranno elementari, ma per molti è la prima volta che le vedono, e che siccome ho fatto in tutti questi anni, qualsiasi errore possiate aver già fatto voi, ve le anticipo. Come mettere l'etichetta senza lo scotch, poi si bagna e non sapete più cosa c'è dentro a quel vasetto, e partano le adorazioni divine. Qui vedete c'era un Vanilla Ice, che è qui prima ancora un'altra cosa, un Pink Tiger. Vanilla Ice è un girasole che bellissimo, che diciamo prima o poi metterò in vendita. Qui mettiamo l'etichetta, poi penserò a staccare quelle vecchie, se no viene il solito video da 20 minuti. Ecco. C'era il Blue Hopi, quel meraviglioso mais. Allora, acceleriamo. Va bene. E niente. Questo posso finire di farlo anche dopo. Mi incuriosisce sempre vedere quello che avevo piantato l'anno precedente o gli anni precedenti. Per esempio, dove ora andrà il naso di cane c'era appunto, sì, l'ho detto, il Blue Hopi, anche qui. Va bene, le etichette le aggiungo dopo.
e vi faccio vedere un rinvaso. Questo è il terriccio di qui sopra. Ecco, allora facciamo un naso di cane. Questo è il naso di cane. Cosa facciamo? Innanzitutto, come ho fatto vedere in un altro video, ma lo fa vedere anche in questo, perché tendo a ripetere, perché è ripetita Juvent e perché magari voi vedete solo uno o due di questi video. Allora, io levo i cotiledoni. Questa non è una pratica determinante, ma io levo sempre ciò che è in basso, in modo che le piante areggino dal basso e spingano verso l'alto, soprattutto in questa fase. Poi, per vedere se c'è realmente bisogno di un travaso, si guardano le radici, cioè si estrae la piantina con tutto il pane, possibilmente, dal vaso. Ecco, vedete, le radici sono arrivate in fondo. Qui si poteva aspettare ancora una settimana, ma io procedo. Quindi il vaso del naso di cane è questo, si riempie fino a metà. Tentate sempre di mettere il fusto al centro. Guardate, bellino. E poi lasciate un mezzo centimetro. Sì. Sto facendo un video. Tentate di mettere sempre fino a mezzo centimetro, diciamo, da qua. Premete un po', ma non troppo. Ecco, vedete? S'avanza sempre un mezzo centimetro, un centimetro, perché così poi si può annaffiare bene. Poi io metto anche un po' di argilla. Annaffio con la sbobba di BioGrow e Root Juice. Ecco fatto, e questa è pronta per essere messa nel vassoio dei già travasati. Ecco, è inutile che vi faccia vedere gli altri travasi perché sono tutti uguali. Quindi, semistrani.it, Carlo Martini, il travaso intermedio nella coltura dei peperoncini. Arrivederci.